Il matrimonio è un'invenzione di Dio. Molto tempo prima che il peccato entrasse nel mondo, Dio osservò Adamo e dichiarò: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Il matrimonio è una cosa importante per il mondo d'oggi, come per il mondo di ieri. Se un matrimonio funziona bene, la famiglia funziona bene, la società funziona bene, la Chiesa funziona bene. Ecco perché Satana odia i matrimoni felici, perché manifestano al mondo i piani di Dio. Ma c'è una regola spirituale. Affinché tutto funzioni come Dio desidera, ci sono delle regole divine che devono essere seguite. Il mondo ci vuole fare credere alla favola che il principe e la principessa vissero felici e contenti. Ma cosa ci dice Paolo circa il matrimonio? 1 Corinzi 7, 25, 28 ci dice: quanto alle vergini, non ho comandamento del Signore, ma do il mio parere come uno che ha ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io credo che motivo della pesante situazione sia bene per loro restare come sono, perché per l'uomo è bene restarsene così. Se è legato alla moglie, non cercare di sciogliertene. Non sei legato alla moglie, non cercare moglie. Se però prendi moglie, non pecchi. Se una vergine si sposa, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne. E io vorrei risparmiarle. Però, quando due persone si uniscono in matrimonio, quando si uniscono in matrimonio secondo la parola di Dio, il matrimonio è felice, perché Gesù è il legame, Gesù è il collare, Gesù è la benedizione. Il matrimonio è miscelato da un mixer divino, è come un recipiente dove vengono immessi due elementi che si mescolano e diventano uno solo. Pensiamo alla farina e alle uova. Una volta uniti insieme è impossibile dividerli, anche se perdono la loro identità. Sono componenti diversi, ma non si possono dividere. La farina sarà sempre farina, l'uovo sarà sempre uovo, ma saranno insieme, non si potranno più dividere. Allora, questo è per i coniugi. Diventano una persona sola in Cristo Gesù e non è più possibile dividerli se rimangono in Cristo. Non a caso il Signore ci dice: chi ama la propria moglie ama se stesso. Il Signore ci parla nella sua parola e ci dice cose incredibili. Mogli, obbedite ai mariti. Mariti, amate le vostre mogli. Sono diventati uno, ma se noi sminuiamo il coniuge, anche con ragione, sminuiamo noi stessi, perché siamo diventati una carne sola. Per cui stiamo attenti, cari mariti e care mogli, anche se abbiamo ragione, anche se potremmo dire qualcosa alle nostre mogli o sentirle dai mariti, ricordiamoci che se noi sminuiamo la moglie o sminuiamo il marito, sminuiamo noi stessi, perché siamo diventati una. Capito proprio oggi che si guardino come Gesù li vede. La moglie guardi il marito come Gesù lo vede, il marito guardi la moglie come Gesù lo vede. Perché dobbiamo imparare a guardare il nostro coniuge come Gesù ci guarda. Dobbiamo riconoscere che il nostro coniuge è il partner perfetto che Gesù ha messo sul nostro cammino, anche senza merito. Amen. Gesù non sbaglia mai. Se Gesù ha scelto Miriam per me e ha scelto me per Miriam, lui è perfetto, io sono il coniuge perfetto per lei, lei è la moglie perfetta per me. A parte i meriti e le difficoltà che ci sono, perché quelle vengono dal mondo, Gesù ha scelto, e quando Gesù sceglie non sbaglia mai. Amen. Non sbaglia mai. Perché Dio ha stabilito il matrimonio? Per il nostro incoraggiamento reciproco, per la felicità e il piacere di compiacerci reciprocamente.
Vedete, si dice la principessa e il principe vissero felici e contenti nelle favole che ci piacciono tanto da piccoli. Vissero felici e contenti. Non è sempre così nel matrimonio. Ci sono momenti di difficoltà. Ci sono momenti in cui la moglie non è contenta, il marito non è contento. Ci sono momenti di diatribe interne. Ci sono momenti di litigi. Ci sono momenti di incomprensioni. Ci sono. Nessuno può negare che non ci siano. Ma se noi, due, marito e moglie, mettiamo insieme il collante che è Cristo Gesù, nessuno ci dividerà mai, perché il collante di Cristo è un collante indissolubile. Questo è quello che può fare il Signore. Vedete, non chiediamo mai la perfezione agli altri. Io non posso chiedere a Dio di essere perfetto, perché io non lo sono. Solo Cristo è perfetto. Miriam non può chiedere a me di essere perfetto, perché lei non lo è, solo Cristo è perfetto, ma dobbiamo cercare di farci unire sempre di più con Cristo e in Cristo, soprattutto in Cristo. Ecco perché è importante che noi chiediamo di imparare a guardare il nostro coniuge, nostro marito, nostra moglie, con gli occhi con i quali Cristo ci guarda, con occhi di compassione, con occhi di pace, con occhi d'amore, con occhi che solo il Signore ci può dare, vedendo in noi la croce di Cristo. Siamo stati crocifissi con Cristo, non siamo più noi che viviamo, Cristo vive in noi. Siamo stati crocifissi, siamo stati crocifissi. E quando pensiamo di avere ragione, iniziamo a alzare il braccio e il dito, a puntare il dito, ricordiamoci, se ci mettiamo così, c'è una croce. Noi siamo stati crocifissi su quella croce. Vediamo noi stessi crocifissi e vediamo nostra moglie, nostro marito con gli occhi con i quali vede il Signore Gesù. Usiamo la scrittura per cambiare i nostri pensieri. Dice proprio nella scrittura il Signore, molto chiaro in questa scrittura, e ho letto questa mattina, dice soprattutto a Lidia Ioris oggi, dice questo: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come il Signore. Il marito infatti è il capo della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, ognuno di noi ascolti quello che va bene per lui, non quello che va bene per la moglie o per il marito. Ora i mariti ascoltino quello che va bene per loro e dimentichino per un attimo ciò che è stato detto alle mogli. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie, ama se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membri del suo corpo. Questo ci chiede il Signore. Per cui stiamo molto attenti quando alziamo il dito verso nostra moglie o quando le mogli alzano il dito verso di noi. Io. Mettiamo una D davanti. Non diciamo io ti dico, ma Dio ti dice. E Dio pronuncia sempre solo parole d'amore e parole di perdono. Perché il Signore grandemente perdona. E se io non perdono mia moglie, il Signore non perdonerà me. Se mia moglie non perdona me, farà lo stesso il Signore. Perché noi dobbiamo perdonare per essere perdonati. Perciò dobbiamo affrontare il matrimonio nel modo serio. Vedete, il matrimonio è
è miscelato da un mixer di vino. Avete mai visto il mixer che miscela continuamente? Miscela, mettete uova e farina, il mixer le miscela insieme, le fa diventare un unico corpo, un'unica cosa. E come un recipiente dove vengono messi due elementi, uova e farina, si mescolano e diventano uno solo. L'ho detto, pensiamo alla farina unita alle uova. Uniti insieme è impossibile dividerli. Impossibile. Perché altrimenti perdono la loro identità. La farina rimane sempre farina. Le uova rimangono sempre uova, ma insieme fanno qualcosa di diverso. Diventano un composto unico mantenendo la loro identità. Non a caso il Signore ci dice: chi ama la propria moglie ama se stesso. E il Signore ci parla nella sua parola. Attenzione, non sminuiamo mai il coniuge, anche se abbiamo ragione. Mai puntare il dito. Chi punta il dito è il nemico. È il nemico. Non puntiamo mai il dito. Perché se siamo uno, come dice la parola, non dico se, siccome siamo uno, se sminuiamo il coniuge, noi sminuiamo noi stessi. Dobbiamo perciò, cari mariti, lo dico soprattutto per me, amare nostra moglie anche senza merito. E dico alle mogli, care mogli, amate vostro marito anche senza merito. La donna vuole amore, dice nella parola. Perciò il marito ami la moglie. L'uomo vuole rispetto. Infatti la parola dice, la moglie rispetti il marito. Ecco perché è importante l'intervento divino. Umanamente la cosa è possibile, perché ci sono momenti in cui non c'è rispetto, non c'è amore, perché ci lasciamo guidare dai nostri sentimenti e dal nemico che è dietro, che vuole vedere le divisioni nel matrimonio. È impossibile, ma in queste situazioni, se noi crediamo a Dio, se noi crediamo al Signore e riconosciamo la nostra incapacità di portare avanti la nostra vita, Lui arriva e ci ricorda sempre quando stiamo per dire: stai attento. Ricordiamoci che siamo stati crocifissi sulla croce, e lo stai attento o lo stai attenta non è secondo Dio. Perché il Signore ci chiede di andare dal nostro coniuge non col dito puntato, ma con la carezza, dicendo: Gesù ti ama. E ricordiamoci sempre che non abbiamo sempre la ragione noi mariti, e non ne hanno nemmeno le mogli. La ragione ce l'ha solo Cristo nel matrimonio. E se noi mettiamo Cristo al primo posto, Cristo nel mezzo del nostro matrimonio, la nostra unione sarà felice, anche nelle difficoltà. Chi è di voi che non ha difficoltà? Chi è di noi che non ha difficoltà? Quante difficoltà, quante tristezze, quanti momenti di ansia, quante cose che non vanno, quante persone che ti feriscono, ti tradiscono, quante ansie nelle famiglie. Ma se noi mettiamo Cristo al primo posto, nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui veramente ci sentiamo non bene, ci sentiamo offesi, traditi, ci sentiamo messi da parte, se noi mettiamo Cristo al primo posto, il Signore è il nostro collante, il Signore ci incolla a Lui, e nessuna cosa al mondo potrà mai dividerci, perché Gesù Cristo è il Signore, e Gesù Cristo è la nostra vita. Amen. E allora è importante una cosa però, che noi riconosciamo la nostra incapacità, che non pensiamo di poter fare tutto noi. Io dico, tu dici, ma quello che dobbiamo chiedere è questo: cosa dice Dio? Cosa dice la parola? Mogli, amate vostro marito anche senza merito. Cosa vuol dire amare? Amare non vuol dire l'amore dei primi giorni o l'amore dei primi tempi, anche quello è importante. Amare vuol dire volere il bene dell'altro.
Nella vita ci sono diverse capacità di amore, ma il bene dell'altro deve essere dal primo giorno fino a che non chiuderemo gli occhi. E dice: mariti, rispettate le vostre mogli. Non sminuiamo mai le mogli, mai, perché sono nostre sorelle in Cristo e sono le persone che Gesù ha scelto per noi. Pensiamo forse che Gesù sbaglia la scelta? No. Gesù non sbaglia mai. Se ha messo Miriam vicino a me, non ha sbagliato mai. Ci sono incomprensioni qualche volta, certo, ci sono. Ma se andiamo davanti al Signore e diciamo: Signore, ti prego, guidami, il Signore lo fa, perché il Signore vuole l'unità del matrimonio, con tutte le eccezioni che ci possono essere. Il Signore parla anche di altre cose del matrimonio, ma non entriamo ora su questo. Ma il matrimonio deve essere un incoraggiamento reciproco. E se noi vediamo il nostro moglie, il nostro marito, colui o colei che il Signore ha scelto per noi, noi non potremo fare altro che amarlo o che amarla, perché sappiamo che Dio ama lui e ama lei. Vedete, Dio ci chiede poi la fedeltà, ci chiede l'amore, ci sono tante cose che il Signore chiede, ma quello che mi è piaciuto molto è questo, è la parola di Dio. Lo dico oggi soprattutto a Lidia Ioris: chi ama sua moglie ama se stesso, soprattutto per te. Chi ama sua moglie ama se stesso. Io amo Miriam e, siccome sono un egoista, amo me stesso. E allora diciamo questo: che il Signore fa riconoscere a me molte volte la mia incapacità di amarla a fatti. A parole si ama sempre, a fatti meno. Allora che il Signore ci faccia veramente fare sempre di più per fare comprendere che il nostro amore è un amore che viene da Cristo. Perché nessun altro amore è più grande di quello che Dio è per noi. Se noi mettiamo Cristo nel mezzo del nostro matrimonio, se lo mettiamo lui come capo del matrimonio, tutto andrà, non dico bene, perché ci saranno comunque momenti di difficoltà, ma i momenti di difficoltà diventeranno momenti di crescita. Amen. Perché Gesù ci farà comprendere soprattutto quanto noi dobbiamo cambiare, non quanto lei o lui, quanto noi dobbiamo cambiare. Perché se cambio io, la persona che ho vicino vedrà un cambiamento e cambierà anche lei. Non diciamo mai: tu devi cambiare. Tira giù quel dito e mettitelo nella fronte. Tu devi cambiare. Questo è quello che vuole il Signore. Smettiamo di puntare il dito. Tu devi cambiare. Tu mettitelo sulla fronte. E ringraziamo il Signore, perché il matrimonio è qualcosa che il Signore ha stabilito. È qualcosa che il Signore ha stabilito, per cui ringraziamo il Signore per tutto quello che Lui fa per ognuno di noi. Il matrimonio, vedete, è una cosa importante al giorno d'oggi. È in un mondo che sta andando in perdizione, è in un mondo che ormai non considera più nulla, e il mondo ormai, purtroppo, diciamo che certi valori non li accetta più. Se noi parliamo di certi valori, ci dicono che siamo dei bigotti, ci dicono che siamo antichi. Ma per l'amore del cielo, ma il mondo cambia, ma non ci sono più certe cose, ma per favore, ma diventate moderni. Ma Gesù ha mai detto di diventare moderni o di seguire la parola? Gesù ha detto di seguire la parola, non di diventare moderni. La modernità molte volte ammazza ciò che Dio ha detto, ammazza la parola. E allora, se un matrimonio funziona bene, se un matrimonio funziona bene ed è basato su Cristo Gesù, la famiglia funziona bene, la società funziona bene e la Chiesa funziona bene, che è il corpo di Cristo. Ecco perché Satana, il nemico, odia i matrimoni felici, perché manifestano al mondo i piani di Dio. Ma ci sono delle regole divine da seguire. Il mondo ci dice che il principe e la principessa vissero felici
per sempre. Non è così. Nel matrimonio ci sono tante volte momenti difficili, tante volte in cui la moglie non rispetta il marito non rispetta la moglie. Come dobbiamo fare allora? Dobbiamo imparare a metterci da parte e a vedere la persona che il Signore ci ha messo vicino più importante di noi, a uccidere il nostro io e a lasciare governare Dio. A lasciare governare Dio. Ci sono tante cose che si potrebbero dire, ma il matrimonio si deve far riflettere perché è un piano di Dio. Una cosa però è importante, mi fu chiesto una volta di predicare su questo, lo farò un giorno quando il Signore me lo metterà nel cuore. Il capo della famiglia è l'uomo. Al mondo non piace? Non mi interessa quello che piace al mondo. Il capo della famiglia è l'uomo e la donna è sottomessa al marito. Non piace? Non vuole essere volgare, ma non mi interessa, lo dice Dio. Ma c'è una cosa: l'uomo deve amare la moglie come Gesù ama la Chiesa. E allora, se la donna, la moglie, si sentirà amata come Gesù ama la Chiesa, si sottometterà con una grande gioia al marito. E sottomettersi non vuol dire spadroneggiare. Cari mariti, non si spadroneggia sulla moglie. Non si va col dito, io sono il capo. Tu, non è così. Non è così. La moglie deve volere obbedire al marito, perché lo ama, perché si sente amata, ed è l'amore che cambia ogni cosa. Amen. Non è la prepotenza. Amen. Basta prepotenze, tu devi fare. Chi te l'ha detto? Ami tua moglie, caro marito? La ami con tutto il tuo cuore? Vuoi il bene di tua moglie? Costi quel che costi, e allora tua moglie si sottometterà a te con gioia, sapendo che è amata nonostante le sue debolezze. Amen. E tu, cara moglie, rispetta tuo marito, nonostante i suoi errori. E se il marito si sentirà rispettato, amerà la moglie. L'amerà e la metterà su un piedistallo. Altrimenti è difficile. Comunque, una cosa è certa, questo lo dice il Signore, non io. Il capo della famiglia è l'uomo. Care mogli, non vogliate spadroneggiare sui vostri mariti, ma con amore dite il vostro punto di vista, senza volere che loro facciano ciò che volete voi. Cari mariti, non spadroneggiate sulle vostre mogli, mettendole sotto i piedi, ma rispettandole, amandole, e vi obbediranno nel nome del Signore, non in quello che volete voi, ma in quello che secondo la parola di Dio. Amen. Guai se fossimo obbediti per i nostri modi di pensare. Un giorno sì, un giorno no, un giorno su, un giorno giù, e tutti diventano matti. L'obbedienza viene dall'esempio. L'esempio. I figli ameranno i genitori, seguiranno i genitori, se i genitori sono un esempio. Non si gridano, non si ripicchiano. Se sono un esempio, non un esempio solamente in casa, un esempio nella vita. Non solo quando sei in casa. Allora i figli diranno, mamma mia che genitore che ho, voglio essere come loro. Ma vedete, questo non è possibile noi uomini e noi donne, e voi donne, non è possibile, perché se non siamo uniti da Cristo, non è possibile, perché la nostra carne ha sempre la preminenza. Dobbiamo uccidere la nostra carne e lasciare vivere Cristo nella nostra vita. Amen. Vogliamo dare un amen? Amen. Se non lasciamo vivere Cristo, sarà tutto un fallimento, perché, vedete, i primi momenti sono momenti in cui faccio tutto quello che tu dici, farò tutto quello che tu vuoi. Poi arrivi il momento, adesso
vedrò un attimo se farlo perché devo vedere se mi va. Poi arriva l'altro, no, adesso siccome sono io che comando me stesso faccio io, poi tu dovrai fare. È tutto un andare, tutto un comandare, tutto un dire no e no. Ma se c'è Cristo, noi non vediamo l'ora di compiacere il nostro partner. La moglie non vedrà l'ora di compiacere il marito non vedrà l'ora di compiacere la propria moglie. Ecco perché il matrimonio è molto importante. Ed è importante un'altra cosa. Questo non piace al mondo, quello che dico adesso, ma non è importante. Il matrimonio deve avvenire fra credenti. La Bibbia è chiara. Dice in 2 Corinzi 6,14: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Se sposiamo un non credente o una non credente, pagheremo un prezzo grande in termini di infelicità, disaccordo, mancanza di fiducia, infedeltà e perfino divorzio. Questo può succedere anche fra i credenti, ma il rischio è molto inferiore ed è molto maggiore se sposiamo un non credente. Ecco, dobbiamo veramente camminare nel Signore con il nostro matrimonio, camminare nel Signore giorno dopo giorno, dire: Signore, guidami tu in questa situazione. Oggi ho un problema con mia moglie, con mio marito, con i miei figli, ho un problema che non si risolve. Signore, guidami tu, portami tu avanti, dimmi tu cosa devo fare. E il Signore, quando noi preghiamo nel segreto della nostra cameretta, il Signore che vede nel segreto ci accorda il suo volere, il suo operare e ci dice ciò che dobbiamo fare. L'amore non è dire ti voglio bene con una carezza. L'amore è volere il bene dell'altro, rinunciare a se stessi e dire: che cosa piace a mia moglie o a mio marito? Ma a me non piace, non è importante. Se tu ami tua moglie lo farai, se tu ami tuo marito lo farai. Perché la felicità di tuo marito è la felicità della moglie, la felicità della moglie è la felicità del marito. Perché una famiglia ben costruita in Cristo Gesù. Vedete, se non c'è Cristo nella nostra vita, manca il collante. Noi pensiamo, quando ci sposiamo, tutto andrà benissimo perché siamo innamorati, siamo davanti, siamo lì, ci sposiamo, oh, che meraviglia, confetti, ci sono i baci, i regali, il pranzo, il viaggio, tutto. Poi arriva la pioggia, poi arrivano le nuvole, poi arrivano le incomprensioni, allora si comincia a dire: oh, però, ma se noi chiediamo al Signore di mettere il suo collante fra di noi, non ci sarà nulla che ci possa scollare, perché Gesù Cristo unisce, mai divide. Amen. Questa è la cosa più importante, ed è quello che io amo proprio a Lidia Ioris. Lidia Ioris, Lidia ha accettato Cristo. Ioris, chiedo che si possa chinare anche lui presto a Gesù, accettandolo completamente. Ma io lo so, perché l'ha accettata, c'ero io quando l'ha fatto, per cui sono sicuro di questo. Lidia mi ha chiesto di fare una sorpresa al marito, e ora lo posso dire. Mi ha detto: io desidero che il nostro matrimonio, che è venuto in Ucraina per rito civile, sia benedetto da Cristo. E oggi sono qui davanti per far sì che le promesse che si sono fatte civilmente possano avere un prosieguo spirituale, dichiarando al Signore che la loro vita sia una vita improntata sulle orme di Cristo, che vostro figlio sia benedetto grandemente dal Signore, lo è già stato, ma che lo sia ancora di più, e che voi seguiate le vie del Signore ogni giorno della vostra vita. E ricordati, Lidia, una cosa, lo dico a te: il Signore grandemente perdona e il Signore grandemente dimentica.
Se hai mancato in qualche cosa, quando hai chiesto perdono al Signore, hai detto la prima P, il Signore ha detto: Lidia, io ti amo, ti perdono pienamente e restaurerò la tua vita. Amen. E tuo marito un esempio. È qui con te oggi, davanti alla croce di Cristo. E le cose vecchie sono passate. Amen. Ne sono nate di nuove e ne nasceranno ancora di più di nuove. Amen. Perché se oggi voi avete deciso di mettere Cristo nel mezzo della vostra vita, ho messo due seggioli di mezzo di Cristo che vi tiene uniti per la mano. E se vi dice: Ioris e Lidia, io vi benedico oggi e vi darà una vita prospera e felice. Non avrete tutto ciò che vorrete, ma avrete comunque sempre Cristo dal quale andare ogni volta che mancate di qualcosa. Arriveranno momenti difficili. Non è detto che da oggi sia tutto facile, tutto roseo, non è così. Ma con Gesù ogni soluzione è possibile, perché Gesù Cristo sarà la vostra soluzione. Gesù Cristo oggi vi unisce, oggi voi proprio direte al Signore di nuovo le vostre promesse, le ricorderete al Signore, il Signore che vede nel segreto, che è qui, perché giù dalla croce vi ricompenserà. La vostra famiglia sarà una famiglia benedetta, il vostro figlio benedetto e soprattutto il vostro futuro nelle mani di Dio. Il vostro futuro è nelle mani di Dio. E la vostra vita è nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Non ricordare più il passato, non esiste più. Amen. Non importa quello che sia, non esiste più. E non ci sono cose gravi o cose meno gravi. Il Signore vede il nostro presente e il nostro passato, ci perdona di tutto quello che abbiamo fatto. Non ci sono peccati veniali o mortali, c'è solo un peccato che c'è proprio quello dello spirito, ma i nostri peccati, quando noi chiediamo perdono al Signore, li dimentica immediatamente, li getta dietro al mare, in fondo al mare, dietro le spalle. Per cui c'è una nuova vita per voi oggi. Avete scelto voi di venire qui davanti al Signore e di rinnovare le promesse. E noi oggi rinnoveremo le promesse affinché voi possiate veramente avere una vita tranquilla, serena, una vita che si rinnova, una vita che vi fa vedere che dagli errori si impara. E quando ci sentiamo perdonati, cara Lidia, amiamo ancora di più, perché quel Signore che ti ha grandemente perdonata grandemente ti ama. Per cui io ringrazio il Signore per aver conosciuto questa ragazza, per averla vista pregare, per averla vista piangere davanti al Signore, per aver visto, non conosco il suo cuore perché lo conosce solo il Signore, ma da quello che ha detto, da quello che ha fatto, c'era una volontà enorme di chiedere perdono al Signore, di avere una nuova vita davanti. E la nuova vita davanti c'è oggi, perché c'è suo marito con lei. Era da sola quando l'ho conosciuta. Non sapeva cosa avrebbe visto. Ma ha accettato Cristo, lo ha lodato, l'ha benedetto, è uscita. Ha trovato suo marito e suo figlio, che l'hanno abbracciato come mai non le fosse successo, perché Gesù Cristo ha cancellato ogni cosa nel suo nome. Allora noi, oggi, sul matrimonio, il Signore me l'ha già fatto dire abbastanza, ma vogliamo proprio benedire e lodare il Signore oggi per questi due credenti. Spero che il marito sia credente anche lui, però io so che lei è veramente credente, ha dato la vita al Signore. Poi chiedo che il Signore faccia la stessa cosa anche con Ioris un giorno, attraverso l'esempio della moglie. E adesso farò alcune domande, alzate in piedi per favore, solo loro due. E voi dovrete rispondere secondo quello che c'è veramente nel vostro cuore. Se non capite, ve lo dico, lo dico in tutte le lingue, tranne il turco, perché il turco non lo so, però le altre lingue le posso dire. Quello che voglio chiedervi è questo: cara Lidia e caro Ioris, volete che il Signore sia veramente il collante della vostra vita per tutta la vostra vita? Forte. Sì. Volete che il Signore sia veramente colui che governa la vostra vita? Sì. Volete che il Signore sia veramente il Signore della vostra vita per oggi e per ogni giorno della vostra vita? Vi proclamate fedeltà reciproca, amore reciproco, finché morte non vi separi? Allora, una volta sentito questo, io vi benedico di nuovo
nel nome del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Voglio dirvi solamente questo: il mondo guarda al passato, Gesù guarda al futuro e al presente. Gesù dice che quando noi siamo nuove creature, siamo una nuova creatura in Cristo. Tu, Lidia, lo sei diventata. Spero che io sia anche lui un giorno, proprio pieghi le sue ginocchia e accetti Cristo Gesù nella sua vita. Se non lo ha fatto, me lo faccio. Perché una famiglia santa fa i figli santi e tutto ciò che toccherete sarà santo. Vi sprono ad andare avanti in una vita piena di difficoltà, in una vita piena di cose che non funzionano, in una vita piena di giudizio. Ma ricordati, cara Lidia, che il Signore non ti giudica. Il Signore ti ha perdonato e sei nuova davanti a Lui. Nessuno ti può giudicare perché Gesù non ti giudica più, perché da quando l'hai citato le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Sei diventato una figlia di Dio. Io sono sicuro che il Signore benedirà grandemente la vostra famiglia e sarete grandemente benedetti. Ora voglio proprio chiedere al Signore di benedirvi e vogliamo benedirvi insieme a tutta la comunità. Sul matrimonio ne abbiamo già detto tante, abbiamo già detto quello che il matrimonio è per il Signore. E chiedo al Signore, venite, salite sul pulpito. Chiedo al Signore, venite qui davanti, che vi benedica, vi ha già benedetto grandemente di ogni benedizione spirituale, dice la parola, ma che continui a benedirvi ogni giorno, di ogni benedizione spirituale, voi e vostro figlio, vieni qua anche tu. Prendi la mano dei tuoi genitori, mettiti con loro, in mezzo. Vogliamo pregare per questa famiglia? Alziamoci in piedi. Chiedo anche all'anziano Luca di salire perché vorrei che pregasse anche lui. Poi faremo un'altra cosa insieme. Il Signore è grande, il Signore è meraviglioso, il Signore è stupendo. Vi ha uniti affinché voi non vi dividiate mai più. Amen. Il Signore vuole che vi amiate l'un l'altro. Chiedo al Signore che Ioris dimentichi completamente se ha fatto un errore Lidia, che sappia che anche lui ne ha fatti, perché il Signore non guarda gli errori dell'uno ma guarda i propri errori. E chiedo a Lidia di non guardare gli errori di Ioris ma di perdonarlo se li ha fatti, che siate una famiglia unita insieme a questo bambino che il Signore vi ha dato e che possiate essere di benedizione grande, grande per tutti coloro che vi incontreranno, come Lidia è stata di benedizione per coloro che erano con lei. Questo ve lo assicuro io. Lidia è stata di benedizione per coloro che erano con lei quando ha accettato Cristo pienamente nella sua vita. Io sono grato a questa ragazza, perché attraverso la sua umiltà ha insegnato a noi che pensiamo di non fare degli errori e pensiamo di non dover chiedere perdono al Signore, che quando si fanno errori e tutti noi ne facciamo dobbiamo chiedere perdono al Signore immediatamente, perché il Signore grandemente perdona. Io credo che voi siate una benedizione, che voi siate veramente qualcosa di speciale per tutti coloro che incontrerete qui in Ucraina o ovunque. Che il Signore veramente vi benedica grandemente, vi ha già benedetto, ma continui a benedirvi, siate voi di benedizione per gli altri. Che gli altri possono dire, quale coppia stupenda, vogliamo essere come loro, perché hanno messo Cristo nel centro della loro vita. Questi sono i matrimoni che funzionano quando Gesù è al primo posto della nostra vita. Vogliamo fare un applauso al Signore? Abbiamo preparato anche un piccolo dono per loro, poi lo daremo, adesso intanto chiedo all'anziano anche di pregare, poi canteremo anche una canzone, ma c'è qualcos'altro che voglio fare prima di questo. Per oggi la giornata è la benedizione.
e soprattutto per questa coppia che ha voluto rinnovare le promesse davanti a Dio. L'hanno fatto già in Ucraina civilmente, ma oggi hanno voluto mettere Cristo nel loro matrimonio. Io sono sicuro che la loro vita cambierà da oggi in poi, perché Gesù Cristo è colui che cambia ogni cosa e restaura ogni cosa nel nome di Cristo. Vogliamo stendere le nostre mani su di loro, per favore. Faccio mio il versetto di questa mattina che abbiamo letto e abbiamo proclamato l'un l'altro. Li renderò forti nel Signore ed essi cammineranno nel suo nome, dice il Signore. Abbiamo compreso quanto è importante camminare nel Signore, abbiamo sentito questa mattina quanto è importante essere in accordo con Lui e davvero proclamo queste parole su di voi, sulla vostra famiglia, Signore. Grazie Signore per questa coppia che ha deciso, che ha voluto essere benedetta da Te, Signore. Ha voluto che la Tua mano fosse su di loro, ha voluto che il Tuo occhio fosse su di loro e sono certo che non sarà ripagato questo loro desiderio, Signore. Come dice nella Tua parola, Tu camminerai con loro e loro innalzeranno l'odio a Te, Signore Gesù. Io Ti odio, Ti benedico, perché Tu, Signore, li renderai forti. I loro passi saranno passi su quella strada che Tu hai disegnato per loro. Ti lodo, Ti ringrazio e lo professo con la fede che Tu mi hai dato. Amen. Amen. Vogliamo andare avanti perché c'è un'altra ricorrenza. Oggi voglio metterli insieme. Oggi c'è un anniversario di matrimonio di due fratelli carissimi. Voglio che vengano qua anche loro insieme perché voglio benedirli insieme. L'anniversario di Milena e di Luigi. Vogliamo anche per Milena e Luigi. Abbiamo partecipato al matrimonio alcuni anni fa, li abbiamo benedetti e li ribenediciamo oggi. Faremo una preghiera anche su di loro, ma adesso vogliamo proprio che si diano la mano tutti loro e canteremo insieme Sposa Amata, che tutti conosciamo, la canteremo tutti insieme. Mettete le parole se ci sono, ecco. Prendetevi per mano. Oh,
Certo, fallo, vuole fare un regalino per sua mamma, certamente, fallo pure. Tieni. Mamma, oggi che è il tuo giorno del matrimonio, io vi regalo una cosa che vi rimane per sempre. Adesso lasciamo che siano loro quattro a dirci due parole, se vogliono farle. Cominciamo da Milena. No, cominciamo da Luigi prima l'uomo. Parlavamo ieri con dei fratelli dell'amore di Dio. L'amore di Dio è qua stasera, oggi. Mattina si sta manifestando attraverso i nostri figli, attraverso questa unione rinnovata. Dio è meraviglioso, Dio ci ama. Io ho un verso da regalare a mia moglie. Tu sei... Tu sei una fontana di giardino, una sorgente d'acqua viva, un ruscello che scende giù dal Libano. Grazie mio Signore per questo dono che mi hai dato 19 anni fa. Gloria a Dio. Che Dio benedica anche voi. Sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha compassione di te. Ho afflitta e sbattuta delle tempeste, sconsolata, ecco io incastro le tue pietre dell'antimonio e riformerò sulle zattere. Farò i tuoi meli di rubino, tutti i tuoi porti di carbonchio, tutti i tuoi recinti di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati dall'Eterno e grande sarà la pace di tuoi figli. Tu sarai stabilmente fermamente nella giustizia, sarai lontano dall'oppressore perché non dovrai più temere, e dal terrore perché non si avvicinerà a te. Ecco, potranno anche radunarsi contro di te, ma non sarà da parte mia. Chiunque si radunerà contro di te cadrà davanti a te. Ecco, io ho creato il fabbro che soffre sulla brace nel fuoco e trae un strumento per il suo lavoro, oppure ho creato il devastatore per distruggere. Ma nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo, e ogni lingua che si sarà in giudizio contro di te la condannerai. Questa è l'eredità di miei servi, dice l'Eterno, e la loro giustizia viene da me, dice l'Eterno. Amen. Io ringrazio il Signore perché veramente questa parola è molto viva nel mio cuore. Dal primo del matrimonio e anche adesso, e sarò che sarà per futuro finché il Signore non ci porterà via. Ma io confermo questa parola e vedo la parola quanto è fedele. Veramente abbiamo passato dei momenti difficili, come tanti di voi sanno, che mio marito
ha avuto tre problemi, tre tumori, però Dio è stato fedele, perché qua dice potranno anche ragionarsi contro di voi, ma non sarà da parte mia. Noi abbiamo visto veramente la fedeltà di Dio in ogni cosa che abbiamo affrontato, sempre Dio è stato fedele, e non posso fare altro che ringraziarlo, perché so per certo, come dice la parola, che bene e benità ci accompagneranno, me, mio marito e i miei figli, tutti i giorni della nostra vita, e non posso fare altro che ringraziare il Signore. Ringrazio il Signore anche per questa comunità e lo benedico, perché so che non è un caso che noi siamo in questa comunità. Siamo nel nome del Signore. Oddio, io non so, non riesco a parlare da quell'emozione, quello che provo. Grazie Signore, grazie a voi tutti, grazie a Gesù Cristo che mi ha dato il mio corpo, quello che ho risultato da tutti i peccati. Oddio, perdonami, io grazie Gesù. Mi ha aperto il cuore, mi ha imparato. Perdonatemi, io non ce la faccio a parlare. Comunque io solo vorrei dire una cosa: Dio è amore, che dentro di noi tutti quanti è una cosa più meravigliosa di quello che io ho mai provato. Amen. Io ringrazio tutti voi, mia moglie e mio figlio, per questa bellissima sorpresa. E io e mia moglie ogni giorno e ogni giorno con mio figlio. E non voglio sentirti mai, io non sono mai. Tu sei un anno di Dio e io ti ho fatto questo. È il nostro cammino. E tutto arriverà. Vogliamo pregare per loro? Mettetevi tutto di avanti, per favore. Anziano Luca, vorrei che mi avessi la cortesia. Però prima vorrei che fossero le due coppie a pregare gli uni per gli altri. Luigi e Milena, pregate per questa coppia, loro diranno con le loro parole una preghiera per voi. Alleluia. Ti volevo ringraziare, Signore, perché tu sei nostro pastore e nulla ci fai mancare. Anche in questo oggi, Signore, non ci farai mancare, Signore, la risposta di questi preghieri, Signore. Noi siamo qua per benedire, Signore, perché ci hai già benedetti con ogni benedizione, Signore. Padre, io ti chiedo per questa coppia, Signore, proprio nel nome potente di Gesù, attraverso quel sangue che hai versato sul legno della croce. Noi, Padre, copriamo questa coppia con un recinto spirituale, Signore, con un muro di fuoco, Signore, e proclamiamo, Signore, la tua parola, Signore, che niente e nessuno si potrà avvicinare a loro, Signore. Chiediamo, Signore, i tuoi angeli di custodirli, Signore, di proteggerli, Signore, per ogni cosa che faranno, Signore. Padre, chiediamo questo nel nome di Gesù, Signore. Innalziamo la tua parola che dice che nessuna arma fabbricata contro di loro, nessuna lingua alzata in giudizio contro di loro, né uomo né donna potrà dividere questo matrimonio. Questo noi chiediamo nel nome potente di Cristo Gesù e ti ringraziamo in anticipo, perché sappiamo che quello che ti abbiamo chiesto tu ce l'hai già dato in Cristo. Amen. Amen. Prego io loro per loro. Prego io per loro.
Signore, mi faccio proprio mezzo di queste coppie, prego per Luigi e per Milena. Grazie Signore per averceli donati, grazie perché sono un dono per questa comunità. Grazie Signore Gesù per come conducono la loro vita. Io vedo, ho visto parecchie volte che i bambini sono veramente condotti nel nome del Signore. Io ringrazio il Signore per loro, perché veramente riflettono la vita di Cristo con i loro figli. Ti ringraziamo per loro, ti chiedo Signore di guidarli ogni giorno, al di là di ogni difficoltà, al di là di ogni cosa che non va, di poter veramente essere tu il collante che rimane per sempre nella loro vita, Signore Gesù. E ti ringrazio per averceli dati. Ti voglio ringraziare per loro e per Lidia, Signore Gesù. Vorrei tu benedirli grandemente, Signore Gesù. Ti ristretti a te, Signore Gesù. Che non manchino mai di nulla, ma che possono ringraziare te per ogni momento della loro vita, Signore, sapendo che tu sei colui che tutto dà, che tutto concede, Signore Gesù. E ti ringrazio perché sono venuti a te, Signore Gesù. Ti ringrazio perché oggi si fa festa in cielo, Signore Gesù. E ti benedico e ti lodo nel nome di Cristo Gesù. E tutto il popolo di Dio dice. Amen. Sì, Signore, grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù, come abbiamo detto, perché cammineranno per le tue vie, loro cammineranno per le tue vie, Signore. E a questo mi aggiungo anche Milena e Luigi, come già hanno dimostrato, come camminano nelle tue vie, Signore. Di come tu sei con loro, Signore, di come tu vai al loro soccorso, nei loro bisogni, nelle loro necessità, Signore, che davvero possano essere quelle pilastre, quelle colonne, Signore, per il tuo regno qui sulla terra, Signore. Grazie per ogni parola che tu riveli a loro, Signore. Grazie per ogni rivelazione che dai a questa coppia, Signore. Grazie per come tu sei al centro di questa coppia in ogni cosa che fanno, Signore. E lo si sente da come vivono, si vede come vivono, da come parlano, Signore. Davvero tu possa rafforzare ancora di più quest'unione, Signore, rafforzando sempre di più la tua presenza in mezzo a loro. Ti lodo, ti benedico e ti ringrazio per averci donati. Amen. E ora la comunità vuole ricordare questo giorno, perché anche per loro è molto importante. E abbiamo scelto, no, rimanete pure Luigi, Milena. Abbiamo scelto di farvi un regalo come comunità. Questo è per Milena. Questo è per Milena. Il biglietto che abbiamo scelto per voi dice questo. Modena, 25/3/2018. Nel libro di Giosuè, capitolo 24:15, si legge questa affermazione. Quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. Chiediamo al Signore che da oggi in poi, per il resto della vostra vita, che il Signore vi concederà, possiate decidere di servire il Signore con tutto il cuore. Voi, la vostra casa e i vostri figli. Questa è la parte del pastore di tutta la comunità Fonte di Vita che vi ama, di un amore grande. Dio vi benedica. Amen. Bene, possiamo sederci. Anche la commozione fa parte della nostra vita di cristiani. Ed è bello commuoversi quando il Signore opera. Il Signore ha operato nella vita di Luigi, di Milena, sta operando nella vita di Lidia e di suo marito. Volevo chiedere se ci sono delle persone nuove che sono state qui per la prima volta. So che ci sono. I nuovi si alzano in piedi, per favore. Nuovi, alzate pure i piedi. Alzate. Preghiamo per Antonio, il nostro fratello di Castelfranco. Preghiamo per Antonio, il marito di Carmela, perché è uscito dall'ospedale, sta molto meglio, ha ringraziato il Signore, siamo andati a trovarlo.
parla del Signore e ha proprio ringraziato il Signore perché l'ha scampato anche da questa polmonite così grande che gli era venuta. Ora alcune informazioni prima di passare all'offerta. In maggio, come già è stato detto, avremo la fionda di Davide con Amico, e sapete che ci vogliono quasi degli anni per averlo. Ci saranno il 5 e il 6 di maggio. Sarà aperta a tutti i monitori, verranno tante chiese, tanti monitori di altre chiese. Stiamo facendo adesso un piccolo depliant che anche Luigi ha chiesto, daremo anche a lui, verrà stampato la prossima settimana. Lo inviteremo le persone a venire a questa giornata della fionda di Davide, che sarà così, si svilupperà così. Sabato pomeriggio, sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30 sarà per i monitori, ci sarà un insegnamento per i monitori, come già l'altra volta. Il pomeriggio dalle 16:30 ci sarà lo spettacolo per bambini, ma come bravo. E la domenica dopo, al mattino, Amico, Antonio Amico e sua moglie Marzia porteranno avanti il culto ai monitori, ai bambini e ai genitori, per cui verranno tante chiese anche da fuori Modena, e noi sappiamo che sarà una giornata grandemente benedetta. Ringraziamo il Signore per questo privilegio che ci dà, perché averlo è molto difficile. Ci è voluto un anno e mezzo per poter ristabilire un giorno, perché lo richiedono in tanti, perché porta unzione soprattutto per i bambini e ai monitori. Abbiamo già visto l'anniversario di Luigi. Volevo dirvi che Camilla Biantimo con suo marito non ci sono perché lei ha la febbre, sta poco bene, ha chiesto onestamente di pregare per loro, e preghiamo per coloro che hanno detto che non ci sono e anche per coloro che non hanno voluto avvisare, ma non è un problema, preghiamo, includiamo anche loro in tutto questo. Forse si potrebbe anche fare, ma siccome non abbiamo il libro delle presenze, preghiamo lo stesso per loro. Noi preghiamo anche per coloro che non hanno fatto sapere che non ci sono. Volevo dirvi che oggi pomeriggio alle 17 ci sarà un concerto nella chiesa del pastore Mattioli. Il pastore Mattioli non invita tutti perché magari non ci stanno in chiesa, però ci siamo sentiti e mi ha detto: vorrei che Fonte di Vita lo sapesse, perché coloro che vogliono venire sono i benvenuti. Il concerto alle 17, un concerto cristiano nella chiesa Gesù Cristo Amore in via Salvemini qui a Modena, per cui il pastore mi ha dato il permesso di dirvelo, di invitarvi. Chi vuole andare alle 17 può andare tranquillamente ed è il benvenuto nella chiesa del pastore Mattioli. Non si danno inviti se non si ha il permesso del pastore, perché il pastore è che con molto piacere vedrà chiunque vuole andare, per cui questo è un altro avviso. Direi che di altri avvisi non ce ne sono, e ringraziamo il Signore per questa meravigliosa giornata. E prima della preghiera finale, ora chiediamo l'offerta. Bene, ci prepariamo per l'offerta e leggo da Proverbi: onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita, e i tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Pace e gioia nello spirito, questo è il regno di Dio.
anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, benedite tutti quanti, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, benedite tutti quanti, giustizia, pace, gioia nello spirito, giustizia, pace, gioia nello spirito, questo è il regno di Dio, giustizia, pace, gioia nello spirito, giustizia, pace, gioia nello spirito, questo è il regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, venite tutti quanti, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, venite tutti quanti, c'è amore nel regno, tanto amore nel regno, c'è amore nel regno, venite tutti quanti, c'è pace nel regno, tanta pace nel regno, c'è pace nel regno, venite tutti quanti, c'è gioia nel regno, tanta pace nel regno, c'è gioia nel regno, venite tutti quanti, l'erede del regno, io sono l'erede del regno, l'erede del regno, venite tutti quanti, giustizia, pace, gioia nello spirito, giustizia, pace, gioia nello spirito, questo è il regno di Dio, giustizia, pace, gioia nello spirito, giustizia, pace, gioia nello spirito, questo è il regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, benedite tutti quanti, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, vieni anche tu nel regno di Dio, benedite tutti quanti. Di Napoli, che abbiamo conosciuto in America, conosciutissimo il pastore Michele, che anzi vi saluta, ci siamo sentiti lungamente, vi saluta in nome del Signore. È intitolato il libro di Un figlio della vedova. Io lo sto leggendo in carcere e sto leggendo un capitolo ogni volta. È il pastore Mario Ambrosone, voi non lo conoscete, ma alcuni lo conoscono, e era un drogato incredibile, ha fatto delle cose incredibili. Qui nel libretto lo spiega chiaramente, poi si è convertito pian piano, ha dato la vita al Signore, ne ha fatto di tutti i colori, questi suoi amici morirono di droga, di tutti i colori, ma ha conosciuto Cristo e ha scritto questo libretto, che è una testimonianza incredibile, veramente. I ragazzi quando vanno in carcere non vedono l'ora di sentire un capitolo di questo libro. Io posso dirvi solamente che è di grande benedizione, e so che se voi lo leggerete sarà di grande benedizione per voi, per i vostri figli e per coloro che hanno visto, incontrato il mondo della droga. E gli ordinerò un po' di copie, costa 5 euro, chi lo vuole ordinare lo ordina, perché è di evangelizzazione anche per gli altri. Perché lo facciamo pagare? Perché il pastore Ambrosone ha bisogno di questi denari per farli ristampare, per cui lui darebbe anche gratis, ma poi non è ricco, deve farli ristampare e dobbiamo darli. Per cui posso dire che in carcere sono grandemente benedetti. E per finire c'è Renata, che vorrei che venisse, perché ieri è stata in carcere con me,
nel pomeriggio per il culto, vorrei che venisse a testimoniare come facciamo tutte le volte che qualcuno vi rincarcia. La prossima settimana ci sarà qualcun altro che viene. È sempre di grande emozione andare in carcere con questo Romolo. Vi dirò pochissime cose perché vi dirò quello che io ho condiviso con loro, quello che loro hanno trasmesso a me. Ogni volta tantissimo amore, c'è avuto il desiderio di parlare della parola, di vedere il pastore Romolo e la gioia di vedere anche persone della comunità. Questo mi ha commosso perché loro desiderano, ne capisco perché non solo sono lì, sono chiusi, ma si sentono amati, come gli ha detto il pastore Romolo, dalla comunità, fonte di vita. Loro si sentono fonte di vita due, si sentono parte della nostra comunità. Quindi il desiderio di vedere noi, di poterci incontrare quel giorno, è una gioia immensa per loro. Questo io ho percepito da come mi hanno, come mi guardavano, come mi hanno accolto. Questo devo dire grazie all'amore del Signore, perché solo il Signore ha fatto questo. Io non so, il Signore mi dà sempre questo desiderio di andare in carcere. C'è un motivo, non è solo perché voglio andare a condividere con loro, perché io so che il Signore fa la mia vita compie dei cambiamenti ogni volta che io vado là. E quindi io li amo e per me sono i miei fratelli in Cristo. Una cosa sola, il pastore vi ha detto che noi preghiamo sempre per loro, loro ci hanno chiesto di pregare, perché ieri ho parlato della preghiera. E gli ha detto che noi lo facciamo, ci chiedono, io chiedo, io per me stessa faccio questa promessa al Signore che pregherò nelle mie preghiere ogni giorno per la comunità che c'è a Sant'Anna. L'altra cosa che mi ha colpito moltissimo è stata che un ragazzo testimoniato ha detto che lui ha gioia nel Signore e che quando vengono i problemi non vuole di allontanare, di sovvia la tristezza dei problemi, perché io ho Gesù e io voglio gioire ogni giorno per Gesù. Che lo facciamo anche noi, siamo nella gioia ogni giorno, in tutti i nostri problemi, in tutti i nostri momenti della giornata, perché per loro non è così semplice per quello che stanno affrontando, ma con Gesù c'è la gioia e questo è un grande esempio e uno sprono per tutti. Amen. Bene, stiamo per terminare. Vorrei, Benito, vieni a pregare per la fine del culto, per alzare i piedi, per cortesia. E noi chiediamo ancora una volta che ciò che abbiamo detto per Benito e per Maria si risolva presto, perché il Signore è la nostra soluzione a tutti i problemi. Vedi una cosa, con tutti i problemi, ieri si è lottata la depura, però ieri le mogli ridevano, ci è voluto Luigi per farmi piangere, perché stavamo in gioia, si è chiuso il mese anche la depura, via, però ridevamo perché ormai la stiamo affrontando con la gioia, perché poi dopo la pioggia uscirà il sole. Grazie Padre anche di questa bella giornata che ci ha fatto passare a casa nostra, Padre, che casa nostra è la casa tua e noi siamo con il nostro Padre. Io ti ringrazio di tutto quello che abbiamo sentito e abbiamo ascoltato. Prima per me, Padre, chiudere nel mio cuore che non uscirà mai con catenacci, Padre, perché così potrò dare buon esempio a chi incontrerò. Padre, benedici questa giornata, benedici le mie mani quello che toccherà, benedici la mia bocca quello che dirà domani quando vado a lavorare, quello che farò, Padre. Benedici la settimana di ognuno di noi, Padre. Abbonda chi veramente ha bisogno, Padre. Alleluia. Padre, solo tu puoi cambiare tutta la vita di ognuno di noi, Padre. E noi affidiamo a te la nostra giornata, il nostro futuro, la nostra vita, Padre. Io ti ringrazio, Padre, nel nome di tuo figlio Gesù. Amen. 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 Vogliamo dare un amen forte? Amen. Un amen forte? Amen. Andiamo con un applauso al Signore. Per